Promosso dall'Ufficio per il Partenariato Regionale, si è tenuto presso la Sala Oro della Cittadella Regionale l'incontro dal titolo Nuovi modelli di organizzazione del lavoro per la conciliazione. Un'iniziativa che ha compreso al suo interno una tavola rotonda sui benefici e sulle criticità dell'applicazione della legge 81 del 2017 con il contributo delle associazioni sindacali e datoriali, moderata dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione, Cinzia Nava. Noi oggi qui cercheremo di far comprendere agli invitati che c'è una nuova modalità anche di organizzare il lavoro, cercheremo di farlo capire soprattutto alle imprese e ai sindacati. Io ho voluto questo evento come Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità proprio perché penso che sia uno strumento utile soprattutto per l'assunzione delle donne, perché il più delle volte le donne che si affacciano al mondo del lavoro devono accettare il part time, un contratto part time, perché per gestire nell'altra parte della giornata la famiglia. E invece applicando questa nuova modalità di organizzazione di lavoro che deriva dalla legge 81 del 2017 è possibile che il lavoratore e quindi nel caso delle donne la lavoratrice madre possa organizzarsi il lavoro senza svolgerlo, senza dare la propria prestazione nei luoghi soliti di lavoro, quindi all'interno dell'azienda. È un accordo individuale che viene fatto tra l'impresa e il lavoratore stesso, nulla togliendo alle ore di lavoro e nulla togliendo alla retribuzione. Queste condizioni rimangono uguali, quindi è solo un nuovo modo di organizzare il lavoro stesso. Poco conosciuto probabilmente. È poco conosciuto, in Calabria penso che non sia proprio conosciuto, e viene applicato al nord da qualche impresa, quindi questo evento serve soprattutto per promuovere questa nuova forma di organizzazione lavorativa.